Ancora una volta, come tutti gli anni, torna il Black Friday, considerata ormai la festa mondiale delle super offerte. Questa particolare ricorrenza, nata negli Stati Uniti nel 1924 per celebrare l'inizio del periodo dello shopping natalizio, si è ormai diffusa a tutto il pianeta, soprattutto sotto la spinta degli acquisti online. Sono stati proprio i siti di e-commerce ad esaltare questa particolare festa dello shopping applicando sconti da urlo, che attivano in tutti noi la frenesia da acquisto compulsivo. Dal cosiddetto venerdì nero, la festa del risparmio si è estesa a tutta la settimana che lo precede, Black Week. E con l'avvento dei siti di commercio elettronico, è nato anche il Cyber Monday, estendendo gli sconti al lunedì successivo al Black Friday. Negli ultimi anni, sotto la spinta della trasformazione digitale e della recente pandemia da Covid-19, gli acquisti online sono diventati preponderanti nonostante lo sforzo dei negozi fisici di stare al passo con offerte accattivanti. In fondo, con gli acquisti online, basta un click e il gioco è fatto. La super offerta è conquistata. Di fronte a questa indigestione di super sconti, la nostra razionalità viene meno e la nostra impulsività prende il sopravvento. Ma quanto tempo era che volevamo comprarci quel particolare oggetto? Lo abbiamo seguito e monitorato per mesi e adesso ce l'abbiamo davanti a noi, addirittura con uno sconto del 50%. Non possiamo farcelo scappare. Il Black Friday è un grande affare. Ma per fare la rima quel giorno c'è anche chi ci vuole truffare. Durante la settimana del risparmio, non crescono soltanto le offerte, ma anche le truffe. Il magico mondo di internet è pieno di criminali che vogliono approfittare in modo truffaldino della nostra voglia di shopping. Ma come avviene la truffa? Attraverso l'acquisto compulsivo effettuato su siti esca, che attraggono la nostra attenzione e ci conducono ignari verso una trappola. Lo scopo è quello di truffarci, attraverso false transazioni di acquisto, oppure attraverso il furto di dati riservati, che assumono particolare valore in quello che viene chiamato il dark web, il sottobosco criminale della rete internet. Spesso, si tratta di siti clonati che ci propongono prodotti apparentemente di marca, a prezzi stracciati. Si tratta invece di copie più o meno ben fatte. Tanto, quando veniamo colti dalla frenesia di fare l'affare del secolo, ignoriamo anche i segnali più banali. L'esca è rappresentata appunto dalla pubblicità effettuata sui social media, ma la truffa vera e propria si compie su questi falsi siti, quando, ad esempio, inseriamo i dati della nostra carta di credito. A volte, incappando in queste finte offerte, rischiamo di far entrare nel nostro dispositivo un malware, quello che nel gergo comune siamo abituati a chiamare virus. Ci sono vari tipi di malware, ma tutti producono delle conseguenze negative. Possono spiare tutte le nostre azioni, impadronendosi dei nostri segreti. Possono rendere inutilizzabili i nostri dispositivi. Possono inondarci di pubblicità, oppure, come nel caso del ransomware, possono sottoporci a degli odiati ricatti. A volte possono rimanere silenti in attesa della giusta occasione per rubarci informazioni importanti, oppure, come cavalli di Troia, per diffondersi nella rete, uguale ai virus che popolano il mondo reale. Ma come possiamo goderci questa particolare ricorrenza senza finire nelle trappole dei tanti criminali che affollano la dimensione digitale? Per prima cosa, nonostante il Black Friday, quando un'offerta è troppo bella per essere vera, ci sono buone probabilità che sia falsa. Per cui, è importante diffidare di offerte irrazionali. E quando sentiamo quello strano formicolio che ci spinge a cliccare, riflettiamo per alcuni secondi e attiviamo il nostro spirito critico. Evitiamo di usare i link contenuti nelle promozioni social, nelle decine di newsletter che riceviamo, e nei messaggi SMS. Usiamo i siti e le app ufficiali, accedendoci direttamente o attraverso i principali motori di ricerca. Se ci troviamo sul sito di un brand famoso, dove siamo atterrati inseguendo una promozione, facciamo attenzione a tutti i dettagli, incluso l'indirizzo di destinazione.
Spesso si tratta di cloni ben fatti, ma qualche imperfezione la possiamo trovare comunque. Nel dubbio, verifichiamo che nel sito ufficiale siano presenti le stesse offerte. Ricordate che per un sito di e-commerce è necessario che l'indirizzo sia preceduto dal prefisso HTTPS e non HTTP. Quella S può fare la differenza. Si tratta però di una condizione necessaria, ma non sufficiente per assicurare che si tratti di un sito autentico. Insomma, facciamo in modo che il venerdì nero, nonostante il nome, non si trasformi in una pessima giornata in cui leccarsi le ferite provocate da un criminale cyber. Accediamo da dispositivi protetti, che dispongono di un software antivirus di carattere professionale, mantenuto sempre al massimo livello di aggiornamento. Acquistiamo in modo intelligente, e con la giusta dose di diffidenza. Segui sempre le nostre pillole. Perché una pillola al giorno? Leva il cybercriminale di torno.